Ciao ragazzi, bentornati su Quei Due sul server 3. Stiamo giocando a Guilt, questo gioco di Stadia offerto da Google in questo periodo di quarantena, gratuitamente. Devo dire la verità, la partenza è stata molto molto fiacca, con un sacco di banalità sul bullismo, con una narrazione che mi ha ricordato molto, non so, quel qualunquismo alla 13, anche un po' alla, come si chiama quell'altro gioco, mi sono scordato di nuovo. Vabbè, insomma, non mi è piaciuto molto narrativamente parlando, ma più le cose vanno avanti, più si fanno interessanti. Allora, eravamo arrivati qui, Stadia stava iniziando a sbarellare, infatti credo che anche adesso non siamo al top della connessione, ma è il giorno di Pasqua. E sì, sto videogiocando il giorno di Pasqua, però raga, che devo fare? Non posso stare in famiglia, non posso stare con gli amici, non posso fare un cazzo videogioco. Tra un po' me ne starò con la mia ragazza in terrazza, probabilmente a mangiarmi la pasta al forno, però più di questo, che volete che faccia? Questi mostri sono ovunque. Che cosa sono? Cosa vogliono? Ok, allora, noi siamo venuti da qui. Gli artefatti della compressione sono molto evidenti qualora si stia inquadrando un'area molto buia, come quella che abbiamo a sinistra, no? Guardate qui invece. È tutto molto meglio, cioè questo muro, una volta che ci puntiamo contro la torcia, diventa decisamente più definito, meno compresso, ma basta spegnere la torcia per notare subito, ecco in questo caso a destra, i problemi di un servizio come Stadia, che sono sostanzialmente quelli che abbiamo sempre dall'inizio identificato come i probabili problemi di una piattaforma del genere, e lo stesso vale ovviamente per PlayStation Now e tutte le piattaforme che ti fanno giocare in streaming. È perennemente come assistere a una cutscene pre-renderizzata con tanto di compressione video. Ok, no. Allora, io per riuscire a passare dall'altro lato devo fare tutta una serie di robe. Allora, posso passare qui. Queste le abbiamo viste. Sono piccole chicchette di lore. Ecco qui. E ora come ora ci basta stare nascosti nelle ombre per non essere visti. Porca troia, ragazzi. Io sento dei rumori inquietanti, non so se siano provenienti qui da casa mia o dal gioco. Allora, quell'interruttore credo che si debba spegnere. Qui ci possiamo infilare. Ok, è soltanto un nascondiglio, nulla di che. Semplicemente un nascondiglio. Oh, eravamo entrati qua dentro nello scorso gameplay, adesso ricordo. Beh, direi che si può seguire tranquillamente. Non è un gioco frenetico, quindi il fatto che non stia streamando alla massima qualità è una cosa che non influisce particolarmente sull'aspetto visivo. Ogni tanto sento i controlli non precisissimi, quello sì. Però in linea di massima, anche così, in una situazione abbastanza angosciante di connettività, non mi trovo male. Facciamo uno speed test, come abbiamo fatto l'altra volta. L'altra volta abbiamo giocato con la linea a 7 mega, più o meno. Forse adesso è un po' più alta, credo che sia intorno ai 10-12. Perché avverto meno problemi. Sono un mago? Eh sì, lo sapevo che era un po' meglio. Non è 12 e 15. Vi faccio vedere.
Quindi non male, non male. Già con 12 mega si riesce a giocare in maniera dignitosa, non perfetta, sicuramente non indicata questa situazione, vedete, per un gioco action come può essere magari un Destiny, Potrebbe un servirmi. Call of Duty sicuramente no, ma per un giochino così va benissimo. Per la quarantena, tra l'altro questi giochi sono anche meglio in quarantena, eh. Tutte le porte del corridoio. E allora abbiamo sbloccato la super cutscene. Merda, merda, raga, merda, merda. E tu? Vabbè, ti attirerò là in fondo. Dai, su, ti ho attirato. Tua mamma è zoccola. Lancia le lattine per fare rumore. Ma dove le prendo le lattine? Dove le prendo le lattine? Ok. Interessante. LT ed RT, ovviamente. Mira e lancia. Ne ho presa già un'altra, dovesse servirmi poi nel corridoio. Vabbè, tipico sistema dell'oggetto lanciato che distrae il nemico, no? L'abbiamo visto in Far Cry, l'abbiamo visto in tanti giochi. Questo era il cacacazzo che bloccava il corridoio. Abbiamo una chiave che... Ok, da qui siamo passati, me lo ricordo. Questa era già aperta prima, ci ha permesso di aggirare questo cacacazzo. Qui che cosa abbiamo? Ah, se accendiamo la luce non possiamo tenere la lattina. Va bene, non è un problema. Questa porta ci siamo già stati. Che abbiamo di nuovo in mano che può magari aiutarci a... Non credo che la lattina faccia una qualche differenza, non credo proprio. Potremmo accecare questo tizio, costringerlo a tornare... Non succede assolutamente nulla. E la lattina una volta lanciata è consumata perché... Esplode, esplode. E allora credo che la cosa più intelligente da fare sia andare nella teacher's room. Qui invece? Mi ricordo se ci siamo andati oppure no. Ah no, era proprio... Ok, involontariamente ho fatto il percorso È chiusa migliore dall'altra possibile. parte. Come è chiusa dall'altra parte, è diventato Dark Souls. Vabbè. Qui prima ci siamo dovuti passare per forza, quindi non abbiamo potuto dare un'occhiata da questo lato. Ci siamo entrati prima. Ma quali sono le porte che non abbiamo aperto, ragazzi? Porco Giuda. Oh, ma questo mi insegue. Mortacci. Pigliatela in culo, toh. Ah, la puttana di tua mamma. E chi lo sapeva che questi sparassero. Mi sono cagato. Ok.
Ok, ho usato l'inalatore. Tornerà al suo posto lentamente, mogio mogio, calmo calmo. Credo che questo mi abbia sgamato per via del fatto che non stavo camminando abbassato, ma stavo correndo. Ho fatto effettivamente troppo rumore. Io veramente vorrei capire come funzionano questi occhi, perché la situazione è veramente troppo chiara con questo tubo che arriva qui. Cioè, sicuramente devo tagliazzo, devo trovare un'ascia, qualcosa del genere, dai. Sono sicurissimo che sia così. Trovare un'ascia, trovare un'ascia. Questo devo fare. Right. Tipo una roba antincendio, un'ascia antincendio. No, eh? C'è un cazzo qui. Questo posto è bello, largo, grande. Però la verità è che il canarino da miniera è una scelta strana. Vive in gabbia e rischia la vita per salvare gli altri. Ma qualcuno ha pensato che potesse anche giocare a basket. Praticamente la mascotte della squadra di basket della scuola è il canarino da miniera. Quindi c'ha ragione la nostra Sally. In questa scuola si punta tantissimo sulla miniera. Comunque in questo paese si punta tantissimo sulla miniera. È qualcosa di estremamente radicato a livello culturale, sociale in questo posto, la miniera. Vabbè, probabilmente perché c'è una miniera che dà lavoro a molte persone. Teacher's Lounge. Qua mi sa che non si poteva andare, no? Vabbè, no, ormai qui c'è questo. Cioè, qui siamo completamente bloccati adesso. Cioè, nel senso, se io volessi rientrare qua dentro, senza farmi beccare, da dove dovrei passare? Da qui. Sì, sì, ragazzi, da qui. È chiusa dall'altra parte. Però non porca troia. Il problema è che non ho più lattine, altrimenti potrei riattirare quel cacacazzo altrove. Prima c'è stato un tutorial che mi ha detto che io potevo attirare i cacacazzi lontano anche soltanto usando la torcia. Però non ho mai provato a fare questa prodezza. Qui mi fa arrivare nella stanza nell'ospedale. Non vorrei che mi sono perso qualcosa lì. Scusatemi ragazzi se sto girando un po' a vuoto, ma sto esplorando con calma. Così. Allora, abbiamo una mappa della quale nessuno mi aveva mai parlato finora, ma ce l'abbiamo. Allora, noi dove siamo? Noi siamo in infermeria. Ci sono zone nelle quali non siamo mai entrati e sono queste zone. Ecco, qui non abbiamo la chiave, qui è chiuso. Ci sono delle zone dove non siamo mai arrivati. In questo caso il nostro obiettivo è sbloccare questa porta qui. Ok, questa porta qui, questo qui è il nostro obiettivo. Ci sono un sacco di zone che si devono sbloccare, eh? A questo punto sospetto che il gioco sarà ambientato quasi interamente all'interno dell'edificio scolastico.
Mi ricorda The Aftermath, un gioco che avevo giocato su PSP. Anche se non si chiamava solo The Aftermath, si chiamava in un altro modo. The Aftermath non era neanche il titolo, era tipo il sottotitolo. Ok, cerchiamo di tornare nell'altra zona, dove c'è la nostra chiave. C'è la nostra chiave, la nostra porta bloccata. Ma perché devi rompere il cazzo? Che mi fai perdere tempo? Che tanto sei una pippa, non mi prendi? Ok, siamo qui, dobbiamo arrivare al nostro obiettivo, che è... Ok, quindi in fondo al corridoio e poi tutto quanto a destra. Madonna ragazzi, che cosa sono i suoni? I suoni sono di un'inquietudine. Ok. Ok, siamo in una bella... zitta, madonna che ti scamano. Allora, o è Emily nascosta là sopra, che è caduto un pannello. Tipico delle ragazzine far cascare i pannelli nei film horror, nei giochi horror. Beetlewood's History. Beetlewood era una grande città mineraria. Ma moltissimo tempo fa. Neppure i miei ricordano la miniera. Perché dobbiamo ancora studiare queste cose? Ok. Ciao occhietti. Ci sono gli occhietti qua dentro. Lì c'è un inalatore, ma non lo possiamo raggiungere se ci sono davanti gli occhietti. Cari occhietti, io non so come gestirvi, davvero. Non ne ho la più pallida idea. Ah, qui ci sono dei manichini che bullizzano un altro manichino. Beh, questa cosa, questo diorama con i manichini potrebbe averlo fatto la nostra amichetta scomparsa, no? Se tutti inseguono la nostra protagonista, non vedo perché non debbano bullizzare anche la cuginetta. Ok. Altre rappresentazioni dioramiche del bullismo. Bullismo molto americano, di stampo americano. Patetica. O patetico, boh. Pathetic. Oh cazzo, mi sono cacato. Ok, calmi. Siamo qui. Aula 105. Qui c'è la biblioteca e qui c'è un distributore di lattine. Quindi siamo armati, cioè armati. Possiamo distrarre. Che cazzo! Forse possiamo tentare con l'aula di biologia, che è da questa parte. Ce la ritroveremo qui a sinistra.
Emily. Quest'aula è bloccata, la 104. E questa invece l'aula di biologia, nella quale possiamo entrare. Complicated. Allora, abbiamo un cavo elettrico che lambisce questa scala, che a noi sicuramente serve molto. È un irrigatore che perde. Ok, quindi ci serve di bloccare il flusso d'acqua, spegnere le fiamme. O forse prima dobbiamo usare il flusso d'acqua per spegnere le fiamme. Non lo so, vediamo, vediamo. Allora, innanzitutto, qui possiamo interagire con questa manichettina. Perfetto. Spegniamo le fiamme. Adesso possiamo camminare da questo lato. Però resta il problema dell'acqua. E della puttana di tua mamma, soprattutto, oltre all'acqua. Scusatemi, ragazzi. E spegniamo la corrente. Ma lo scheletro è stato messo in castigo. Bella. Questa è una bella finezza. Vediamo un po'. Allora, questa sicuramente va. No, 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 piccola, no. No, Sally. Questa va spostata qui. E adesso possiamo procedere. Passando qui però, io non so dove andiamo a parare, onestamente. Ci ricollegheremo a... all'aula 104. L'aula che era bloccata. Quella con la porta bloccata. Vi ricordate? Io mi ricordo. Chi dimentica è complice. Nascosta qui. Moriresti di fame, Gioia. Moriresti di fame in pochissimo tempo. Oh. Questo sembra essere un rifugio. Cioè, è improbabile che in una scuola ci fossero tutti sti libri accatastati, il televisore, le lucine di Natale. Ma questa... questa è la mia vecchia torcia. L'ho data a Emily tanto tempo fa. Quindi abbiamo una torcia di altro tipo? Oh! Funziona. Finalmente ho capito. Vabbè, non è che dovevo capire, dovevo trovare. Dovevo trovare la torcia. Ok, consuma batteria, vuol dire che qua dentro ci deve essere qualche batteria, no? Ti vediamo. Si riferiscono a me? A te o a chiunque stia leggendo, è come scemo chi legge, non è una cosa sul personale, è proprio una cosa generica, chi passa ci casca. Queste batterie ricaricano leggermente. Scusami, ma la vecchia torcia? Quella bella bellina che non aveva la batteria? Perché c'era una torcia bella bellina che non aveva le batterie, era fantastica. Adesso abbiamo le batterie, è diventato Outlast. La torcia ha bruciato il suo occhio. Potrebbe funzionare anche con gli altri. Qua, aspettate ragazzi, ho un problema familiare. Ok, vado a prendermi ste batterie e blocco il gameplay qui. Perché devo andare a mangiare. Questo è il problema familiare, tranquilli. Alla prossima.